Buon pomeriggio a tutti, buona vigilia di Natale. Iniziamo con una buona notizia. Il CONI ha assegnato il prestigioso premio Mondonico all'allenatore quarratino Andrea Bonfiglio, che allena per la società di Prato Paperino San Giorgio. Il riconoscimento è diretto alla valorizzazione di tecnici, dirigenti e altri operatori del mondo sportivo in grado di interpretare in campo e fuori il valore sociale dello sport come strumento di inclusione e di integrazione. Andrea Bonfiglio è stato nominato tra i vincitori di questa edizione come promotore di iniziative contro il razzismo e a favore dell'inclusione, come si legge nelle motivazioni della giuria. Questo quindi alcune foto che riguardano appunto le iniziative messe in atto da Mister Bonfiglio e dalla società di appartenenza. Ovviamente complimenti, i titoli della mattina. C'è chi lo passa al ristorante e chi invece preferisce riunire la famiglia tra le mura domestiche per il Natale. Si pensa soprattutto alla tavola e ai parenti stretti. A Capodanno invece le scelte sono più varie. Un nuovo ausilio per i malati di SLA. Donarlo all'ospedale San Jacopo di Pistoia è stata l'AISLA, Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, attiva fin dal 1983. Dopo due anni di stop per il Covid è tornato il tradizionale appuntamento con il trofeo Bianchi Tempi Freschi da Amico di Corsa Campestre. L'evento era stato ideato 37 anni fa in memoria di tre studenti morti in tragici incidenti stradali. Andiamo a vedere che cosa hanno detto i pistoiesi per questo Natale, che cosa faranno domani. C'è chi lo passa al ristorante e chi invece preferisce riunire la famiglia tra le mura domestiche. E i pistoiesi come trascorreranno il Natale? Nel ristorante, penso. Sì, qualcosina con del genere. Con la famiglia? Sì, sì. Figlia, di solito in famiglia. Sono in famiglia come tutti gli anni. Per l'ultimo dell'anno sono fuori. Natale in casa e Capodanno fuori con gli amici, chiaro. No, sinceramente andrò a Roma qualche giorno con mia moglie e faremo una girata, insomma, lì con alcuni amici che ci ospiteranno. Facciamo un po' a cambio, a volte vengono loro, a volte andiamo noi, quindi passiamo le feste lì. E invece l'ultimo dell'anno? L'ultimo dell'anno, per pagare le multe che il comune di Pistoia ci fa, andiamo a fare con mia moglie qualche serata a volte come camerieri, così insomma guadagniamo qualche soldino e comunque lo passiamo insieme, niente di che. Purtroppo siamo tutti influenzati, quindi tranquillamente a riposo a casa. Vabbè, allora Capodanno. Speriamo Capodanno, Venendo da Londra preferiamo stare a casa e mangiare un bel piatto di pasta con i nonni, diciamo. Stare a casa, come sempre. Poi arrivato dalla nonna a mangiare. Sì, sempre in famiglia perché abbiamo due figli piccoli e quindi restiamo qua tra parenti stretti, ecco, niente di particolare quest'anno. Io sto con i genitori perché ce l'ho ancora e allora mi sembra giusto visto che sono anziani. Noi a casa in famiglia, il fochino, la mattina tutti insieme a preparare il pranzo finché... Saranno presenti i miei genitori, sarà sempre così. Ma niente, sto a casa con la famiglia e basta. Mi piace così, diciamo. E che si mangia a Natale? Cosechino, lenticchie, purè, crostini, insomma, queste cose qui. Ah, quest'anno sarà un Natale un pochino speciale perché ci riuniamo tre o quattro famiglie, abbiamo ancora le ultime conferme che siamo di nazionalità varie, così che a tavola c'è da sbizzarrire di tutti i gusti, tra gusti meravigliosi italiani, albanesi, marocchini, insomma. Operazione Lampo del comune di Monsummano, che in una giornata ha ripulito la zona del Padule, l'area è quella di fronte alla riserva naturale del Consorzio, dopo l'abbandono di alcuni rifiuti. Grazie al pronto intervento dell'assessore all'ambiente Libero Roviezzo, insieme alla Polizia Municipale e con il supporto di Alia, è stato controllato il contenuto dei rifiuti e poi bonificata la zona. I responsabili del gesto sono già stati individuati e verranno perseguiti secondo le norme previste dalla legge. All'ospedale San Jacopo di Pistoia c'è un nuovo ausilio per i malati di SLA. La Onlus AISLA, Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, attiva sin dal 1983, ha donato all'ospedale San Jacopo di Pistoia
un nuovo ausilio per i malati di SLA. Noi siamo molto attenti all'evoluzione tecnologica che permette alle persone con la SLA di poter continuare a comunicare con il mondo esterno, e questa sperimentazione per noi è estremamente importante proprio perché è un'evoluzione rispetto al puntatore oculare, e quindi noi di ASLA siamo molto attenti a tutte quelle che sono le evoluzioni tecnologiche che appunto permettono una migliore comunicazione delle persone con la SLA. Presente tutto il team multidisciplinare che segue pazienti affetti da questa terribile malattia. L'ospedale San Jacopo è il primo in Toscana ad avere due ausili di questo tipo. Sì, avevamo già ricevuto in dono questo apparecchio, il Brain Control, che è uno strumento fondamentale per far condurre una vita più, diciamo, più vicina anche alle necessità quotidiane, per cui ecco, il secondo strumento è davvero una ricchezza per l'ospedale, ma ovviamente perché è a beneficio dei pazienti affetti da questa tremenda malattia. L'importanza di averne due è fondamentale, perché uno lo usiamo in reparto, nel day service, per addestrare il paziente all'utilizzo e i propri familiari, e uno lo diamo al paziente quando va a casa, che poi i pazienti con la sono la maggior parte del tempo al proprio domicilio, quindi avere questo apparecchio al proprio domicilio è un salto di qualità importante. Questo team multidisciplinare che assiste il paziente con SLA, costituito da neurologo, pneumologo, infermieri, ha questa funzione di mettere il paziente al centro con tutte le figure che lo assistono, sia nelle fasi diciamo meno avanzate della malattia, ma soprattutto nella fase avanzata, come dicevo, è molto importante avere un aiuto da parte dell'ospedale. Andiamo dall'ospedale San Jacopo al museo dell'ospedale, ex ospedale del Ceppo, sempre a Pistoia, perché qui è stata donata una sedia a rotelle, pensate, dell'Ottocento. Al museo dell'ospedale del Ceppo è stata presentata al pubblico un'antica sedia a rotelle donata da Jacopo Boiola al comune di Pistoia. Come sei arrivato ad avere questa sedia a rotelle dell'Ottocento? È tutto nato casualmente, perché io sono appassionato di storia locale e cerco di frequentare tutte le situazioni dove ci sono delle aste, mercatini e cose di questo genere. Un paio d'anni fa ho partecipato a un'asta che si è svolta a Lecore, quindi in provincia di Prato, ma ex comune in comune di Signa, e in quella sede ho rintracciato questo oggetto che mi ha colpito subito e mi ha fatto venire in mente appunto l'Accademia Medica Pistoiese. E l'origine di questa sedia da dove viene? Allora, la sedia presumibilmente, perché non è un oggetto che ha una storia ben precisa, però presumibilmente apparteneva alla famiglia Pitti, che era la proprietaria in origine di questa villa. Pubblico del Museo dell'Ospedale del Ceppo, questo manufatto legato all'assistenza, legato quindi alla storia della sanità, che è un manufatto, appunto una sedia a rotelle databile alla seconda metà dell'Ottocento, che è stata donata al comune di Pistoia da Jacopo Boiola e che appunto abbiamo voluto non solo acquisire al patrimonio comunale, ma anche esporre in questo museo che per l'appunto è dedicato alla storia della sanità. È un museo molto speciale, in particolar modo in questo ambiente nel quale ci troviamo, che l'ex corsia ospedaliera di San Jacopo è esposta parte della ricca collezione dei ferri chirurgici che apparteneva ovviamente all'ospedale del Ceppo. Come è noto, è un museo che esiste a Pistoia, è stato inaugurato alla fine del 2017 alla presenza dello Capo dello Stato, cioè alla fine dell'anno in cui Pistoia è stata capitale italiana della cultura. Andiamo in montagna, in particolare a Bardalone, frazione del comune San Marcello Piteglio. In montagna il senso di comunità, di coesione e di insieme è molto forte.
Ne è una dimostrazione l'associazione L'Unione di Bardalone APS, che ha organizzato questo bellissimo pranzo. Fra gli altri c'era anche invitato il sindaco Luca Marmo. Sì, oggi sono venuto volentieri al pranzo natalizio della SOMS Bardalone, perché questa è un'esperienza storica che ci richiama al nostro stare insieme, al valore della solidarietà, al valore della comunità. E quindi credo che in prossimità delle vacanze natalizie non ci sia messaggio migliore che non quello di stare in compagnia in un luogo che è il simbolo della coesione, della solidarietà e del valore dello stare insieme. E con la speranza che il senso di comunità, di collaborazione, di unione e di insieme siano sempre dentro di noi, nei confronti di tutte le persone che interagiscano nelle nostre vite. Manteniamo il senso del dovere e della responsabilità alti. Tendiamo una mano nei confronti di chi ha più difficoltà, magari in questo periodo che può essere anche un po' più difficoltoso. Avrai mille esempi di vicinato, esempi belli da poter raccontare, ma non è neanche il caso di far tutta una sfilarata. Però questo sa significare già il nostro vicino di casa può essere un punto di riferimento e un punto di rassicurazione. Un po' di sport. Dopo due anni di stop a causa della pandemia è tornata la corsa campestre trofeo Bianchi Tempi Freschi d'Amico. 240 studenti delle scuole medie e superiori della provincia di Pistoia hanno preso parte alla 37esima edizione del trofeo Bianchi Tempi Freschi, corsa campestre a staffetta che si è svolto all'Istituto Professionale Baroni De Franceschi Pacinotti, organizzata dalla stessa scuola e dall'omonima fondazione. L'evento è nato in memoria di tre studenti morti in incidenti stradali, Enrico Bianchi, Rossana Tempi Freschi e Luca D'Amico. Oltre al valore agonistico, la competizione ha come obiettivo quello di sensibilizzare i ragazzi al valore educativo della pratica sportiva e di educarli ad un corretto uso di cicli, motocicli e auto. Abbiamo avuto riscontro con le scuole ottimo, abbiamo 8 scuole superiori iscritte e 4 scuole medie iscritte. In tutto sono circa 240 partenti. Le staffette, come al solito, è una campestre a staffette, quindi partono a 4 per ogni squadra. E tutti gli istituti stanno partecipando, il tempo è dalla nostra parte, quindi siamo molto contenti che questa edizione sia ripartita alla grande. Per la cronaca, la vittoria nelle varie categorie maschili e femminili sono andate al liceo Salutati di Montecatini, al liceo di Savoia di Pistoia e al Lacino da Pistoia. Il trofeo Luca D'Amico, il trofeo Bianchi e il trofeo Tempi Freschi sono andati all'Istituto Pacini. E abbiamo iniziato nel 1983, quasi diciamo per gioco, e siamo arrivati alla 37esima edizione. È una bellissima gara che si svolge in questo istituto, che ricorda tre ragazzi che purtroppo ci hanno lasciato. Però noi siamo fieri di ricordare questi ragazzi per dare un messaggio a tutti. Dobbiamo stare con la testa quando andiamo fuori in bicicletta, in macchina, a piedi. Questo è il messaggio che vogliamo dare ai ragazzi. Quindi aspettiamo tutti il prossimo anno al 38esimo trofeo Bianchi e Tempi Freschi. Rimanete su TVL perché tra poco c'è la rubrica Posso dirti la parola, il Vangelo della Domenica, poi a seguire Nursery Valley, viaggio alla scoperta delle eccellenze del nostro paese a cura della Vannucci Piante. Arte 20 News alle 17.30, rubrica dedicata al mondo dell'arte e della cultura, poi Teleconsiglio Regione, qui le attività del Consiglio Regionale della Toscana. Alle 19 torniamo noi, attenzione stasera ci sono un po' di variazioni per quanto riguarda i notiziari, 19, e poi torneremo dopo la veglia e la Santa Messa di Papa Francesco, che andrà in onda sempre su TVL a partire dalle 19.30
in diretta appunto dal Vaticano. Quindi noi ci rivediamo alle 19 e poi dopo Papa Francesco. Grazie, a più tardi.